Bottiglie senza tappo? Problemi nel chiudere piccoli recipienti con la paura che si versi il liquido contenuto? Da oggi non più, grazie ai tappi di sughero. Tappi di sughero per ogni tipo di bottiglia. Alla bottega del Ciappi potete trovare ogni tipo di tappo di sughero per la vostra esigenza. E questa è una pubblicità? Siamo alle prime esperienze. Più che altro è per farvi vedere il nostro modo di lavorare. Non conta solo il modo, ma è anche il contenuto. È vero, è un nostro amico che ha una bottega artigianale per prodotti per la casa e ci ha dato il permesso di realizzare una pubblicità. Noi la utilizziamo come nostro video dimostrativo. D'altronde non abbiamo mai realizzato una pubblicità televisiva. Per ora abbiamo fatto soltanto qualche piccolo film. E dei cortometraggi? Sa, film e cortometraggi da un punto di vista economico non è che... Quindi cerchiamo un impiego presso una televisione. Vedete, Telefrequenza è una televisione che ha sempre puntato su prodotti nuovi e di qualità. E anche sull'aspetto pubblicitario, i nostri sponsor sono fra le più illustri aziende. Non so se sareste all'altezza. Ma guardi, registicamente abbiamo esperienza. Le prometto che se ci dà un'opportunità, in breve tempo diventeremo dei validissimi operatori pubblicitari. Va bene. Un mese di tempo. Dai, non ti preoccupare. Vedrai che in una giornata come minimo troviamo 10 sponsor. Ecco, vai. Entriamo qua. Buonasera. Buonasera. Salve. Salve. Siamo di Telefrequenza e le potrebbe interessare una pubblicità in televisione? No, la ringrazio. Ah, va bene. Arrivederci. Arrivederci. Salve, siamo di Telefrequenza e le potrebbe interessare una pubblicità in televisione? No, grazie, no, no. Va bene, arrivederci. Arrivederci. Salve. Salve. Siamo di Telefrequenza, le potrebbe interessare una pubblicità in televisione? Telefrequenza? Sì. No, guardi, proprio no. Arrivederci. Proprio. Salve. Salve. Siamo di Telefrequenza, le interesserebbe... Fuori! Secondo me non sei capace. Sì, è arrivato l'esperto. Il prossimo provo io. Salve, siamo di Telefrequenza, le interesserebbe una pubblicità in televisione? Hai visto? Allora, si tratterebbe di realizzare uno spot video pubblicitario di circa un minuto. Il servizio comprende riprese, montaggio e messa in onda su 5 canali, 10 volte al giorno. Tutto questo è compreso nel pacchetto che le offriamo. È un'offerta molto buona. Che ne dice? Prego, ditemi. Le potrebbe interessare una pubblicità in televisione? Perché no? Visto, abbi fede. E quant'è che mi date? No, grazie, non mi interessa. No, ben via, non è il caso. No, non mi interessa. No, perché fra poco cessiamo l'attività. E che tu vuoi? Vai. No, guardi, ne fa già troppa. Via. Che tu vuoi? Un caffè? Salve. Siamo... Diglielo te. No, dillo te. No, e siamo della...
Non ce la fo, neanch'io. Ma vabbè, arrivederci. Arrivederci. Allora, senta, allora, no, 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 senza fare chissà che, eh. Allora, guardi, questo è il prezzo, eh. Si viene qui con le telecamere, in un giorno si fa tutto, va bene? Ma chi siamo? Ma come che siamo? Tu leggi la televisione, chi siamo? Tanto dice di no, si, allora, si, si vede anche dalla faccia. Ma cioè, allora, chi si fa? Tutto. Che tocca. Potrebbe interessargli. Prende anche in giro. Ma come se non si sa che dice di sì e poi alla fine cambia idea all'ultimo minuto. Per piacere, taci, mi dia, no, no, non mi faccio, lascia, mi dia la carta, no, senta, gliela dia, no. No, non gliela faccio la pubblicità, va bene? Arrivederci. Arrivederci. Ma comincia bene la giornata. Siete due incompetenti. Ma non pensavamo fosse così difficile. Bisogna spingersi verso altri tipi di offerte. Vi do tempo 15 giorni. Se non mi portate almeno 4 pubblicità originali, siete fuori. Si ritornerà a fare filmini per i matrimoni. Come si fa a fare delle pubblicità originali se a nessuno gli interessa? E poi che tipi di proposte nuove intendevi, direttore? Ci sono! So come fare! Signor direttore, ecco a lei 4 pubblicità uniche ed originali. Bene, vediamole. Cimitero di morto subito. Fatevi sotterrare al cimitero di morto subito e sarete felici per l'eternità. Ampi corridoi spaziosi a 3 e a 5 piani, dove al quinto piano si ammira un incredibile panorama. E per chi in vita ha sofferto di vertigini, può scegliere anche il piano terra. Un personale qualificato e specializzato vi pulirà ogni giorno il marmo e annafferà con acqua fresca i vostri fiori. Io non vedo l'ora che venga il mio momento per andare a morto subito e per scaramanzia. Non perdete tempo prima che sia troppo tardi. Scegliete subito dove volete essere sepolti. Il cimitero di morto subito, in via Beccamorti 47. Vuoi provare forti emozioni mai provate prima? Vieni da me ed esaudirò ogni tuo desiderio e ogni tua proposta piccante. Luna Maya, la donna dei tuoi sogni. Dal lunedì al giovedì dalle 24 al 3 di mattina in via dell'Amorino e dal venerdì alla domenica dalle 23 alle 5 di mattina in viale delle Marchette, angolo via Arrapati. Non perdete queste forti emozioni. E questo mese c'è la promozione Paghi 2 e Godi 3. Se paghi per 2 prestazioni avrai in omaggio un super bombolone. Dai, vieni a trovarmi. Io mi diverto solo con te. Luna Maya, la donna dei tuoi sogni. Oh, Maya Luna. Relazione, peccato per la Fiorentina. Fortuna per il Bari. Comunque passate serenato. Codice rosso! Da oggi, grazie all'ospedale di Sto Bene, un infarto non è più un problema. Tanti sono i malati che vengono curati da noi. Grazie ai nostri medici specializzati che lavorano 24 ore su 24, stare male non è più un problema. Questa è la quinta operazione fu a Sto Bene. Sono cascato da Dosca Leo, ma qui a Sto Bene sto meglio! Io mi ero rotto le gambe, a Sto Bene me l'hanno riparato.
Su, forza, presto, sentitevi male e curatevi a Sto Bene. In Piazza Rianimati, numero 1. Se siete dei fuorilegge, ladri o cattivi, da oggi potete provare i nuovi periodi di prigionia nel carcere di Rinchiuso Libero. Nel carcere di Rinchiuso Libero puoi trovare ogni tipo di cella arredata secondo il tuo gusto e preferenza. A Rinchiuso Libero c'è una vasta gamma di scelte anche per la propria palla al piede. Il carcere di Rinchiuso Libero. Un posto dove poter trascorrere i vostri periodi in allegra compagnia con animazione e giochi di gruppo. E per i più birboni, servizi di tortura specializzati con esperti professionisti. E da questo mese un'imperdibile offerta, la cella con sbarre flessibili. Così, quando ti sei annoiato e te ne vuoi andare, puoi evadere come e quando vuoi. Su, forza! Cosa aspettate allora? Fatevi arrestare e venite a trascorrere il vostro tempo nel carcere di Rinchiuso Libero. Carcere di Rinchiuso Libero, in via Ergastolani 110.